Cammino di Dante è un percorso ad anello che collega la tomba di Dante situata a Ravenna fino al Museo Casa Dante a Firenze, da non confondere con l'omonima casa situata proprio di fianco alla tomba. Detto ciò, con 400 km, 20 tappe ufficiali, si possono percorrere i passi del sommo poeta ai tempi del suo esilio. Eccomi arrivato sull'argine sinistro dei Fiumi Uniti. La mia prima tappa sarà Oriolo dei Fichi. Sono circa 40 km. Let's go! Lascio tutta la traccia in descrizione. Se volete potete comprare anche un book del Cammino di Dante dove vi spiega un po' le tappe. Io non l'ho fatto, ho semplicemente disegnato una traccia su FatMap, cioè l'app che uso per costruire gli itinerari. Eccoci arrivati alla chiesa di San Marco. Attraversiamo la chiusa, andiamo dall'altra parte. Si prosegue nell'argine destro. Mi raccomando, siete autorizzati. Se guardate questo video, siete autorizzati da me. Quella di là dall'argine San Marco, il paesaggio è un po' tutto così. Il prossimo paesino, San Pancrazio. Comunque sono ancora nell'argine destro del montone. Mi sa che dovevo andare nel sinistro, che adesso sto facendo una strada e forse di là c'era la carraia. Chi lo sa. Un altro ponte sarà quello di Ragone e San Pancrazio. Ci andiamo dietro. Questo non è un bel segno. Chiuso, si vede che è crollato con l'alluvione. Devo andare di là, pure scavalco e violo tutto. Chissà cosa farò. Alla fine il tratto è abbastanza breve. Avrei dovuto allungare un sacco per fare questo tratto, che alla fine non ha niente, però è sempre meglio essere prudenti quando si fa queste cose. E adesso attraversiamo il ponte e andiamo nell'argine sinistro. E infatti, guarda, chi si rivede. Passovico, prima tappa ufficiale, un gran vento. La tappa che voglio fare è abbastanza tosta, mancherà ancora insomma, 2 ore di cammino e sono bello cotto, però è bellissimo. 40 km percorsi oggi, devastanti. Sono in uno spottino bellissimo, pianto il mio tendino e mi cucino una bella cenetta. Questa è la Nightcat Trackball Tent, infatti sono solo con il bastoncino. 5000 di millimetri di colonnina d'acqua nel tetto e 8000 nel fondo. Pesa tipo 800 grammi all'incirca. Io mi trovo benissimo, la consiglio, la lascio in descrizione. Intanto mi godo tutto. Buongiorno, ora sto andando alla Torre d'Oriolo e poi dopo mi incamminerò verso Brisighella. Oggi tappa da 20 km. Qui è dove ho dormito stanotte. La torre è là e io proseguo per questa strada. A parte la temperatura, qui si respira l'autunno. Buongiorno, mi trovo alla Torre dell'Orologio. Ieri sono arrivato a Brisighella ma ero abbastanza provato. Direzione Gamberaldi, spero di riuscire ad arrivare perché anche quello è lontano. Massimo mi fermerò prima da qualche parte. Let's go. Qua c'è la Rocca Manfrediana. Segue. E qua ci addentriamo nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, dove ci sono anche un sacco di cave, di grotte che si possono visitare. In 3/4 d'ora si arriva al rifugio Carnet, vista sulla valle. Sono sul sentiero dell'olio, questi sono tutti olivi di Brisighello.
Ecco rifugio Carnet, proseguiamo di là, c'è la capanna scout, qui troviamo acqua e due docce. Strada crollata. Ah, ah boh, vediamo un po', speriamo di riuscire a passare. Eh sì, strada crollata proprio, di brutto. Guarda qua, oh my god, è venuta giù di brutto, stra pericoloso. Ah, che mi muovo, via 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 via, è venuta proprio giù, posta baia. A parte la situazione, il paesaggio mi paga tutto. Abbandoniamo l'asfalto per infilarci dentro al bosco. Sentiero 505 completamente immerso nella natura. Oh, ci sei tu? Sei bello grosso, così in mezzo al sentiero. Direi che la fatica è ripagata. Wow. Direi che finisce il sentiero. Ma porca vacca, devo tornare indietro. Io sono andato da quella parte, infatti si leggeva meglio. C'è qua un altro cartello, variante in caso di pioggia, infatti bisogna andare di là. Bello strappetto, forse c'è un po' più di arietta. Ok, arrivati qua, sembra esserci un bivacchetto, andiamo a vedere. Bivacco Giorgio Bettini, primo giorno, inaugurato l'8 ottobre 2023, quindi stra recente. Dentro ospita 4 persone. C'è una zaino. Qui c'è una scopa per pulire. Abbiamo anche energia elettrica. Tac. Abbiamo l'acqua, un po' di cibo, offerta libera, un bel taccuino dove scrivere poesie che volete voi, qualche semplice regola. Buongiorno. Un tempo di cacca oggi. 6:24, c'è ancora la luna. La cosa fighissima di questo bivacco è che c'hai la luce temporizzata, però hai la luce. Stanotte è venuto giù un po' il diluvio, ma comunque le mura di questo bivacco sono straspesse, si possono vedere, sono gigantesche. Cioè, più che un bivacco è un rifugio antiatomico. Adesso mi preparo, mi vesto, cioè in realtà sono già vestito. E poi si va verso Marradi. Allora, ricordatevi di lasciare sempre un'offerta libera, visto che dice che è gradita. E poi ho lasciato un po' di frutta secca per qualcuno che ne ha bisogno. È stato bellissimo. Ce ne andiamo. La luce si spegne da sola. Si è venuti da là. Si riprende il sentiero. Lì c'è l'osservatorio astronomico di Monte Romano. Apocalisse! Mi piacciono questi alberi che dondolano! Quello è l'osservatorio! In questa fattoria ci sono 3 cani incazzati neri. Appena là c'è l'osservatorio, appena si gira a destra c'è sta fattoria, passate mi raccomando da sta parte, perché se passate dalla fattoria i cani mi abbaieranno e mi verranno addosso. Marradi, 1:30, dai che ce la facciamo, mamma mia! Ecco Marradi. Appena partito da Marradi, direzione Eremo di Gamogna, dove dormirò questa notte. Appena salutato Jean Paul, un altro signore che fa il cammino di Dante, e chissà se ci rivedremo. Io comunque penso di non finirlo il cammino, perché ho troppo poco tempo a disposizione. Comunque, per arrivare all'Eremo di Gamogna si arriva al ristorante La Colombaia, che è questo, e si prosegue da questa parte. Si segue il sentiero 521. Il tempo di percorrenza sono circa 3 ore da sentiero. Qua c'è un bel panorama su tutta la valle. Yes. E ce ne andiamo qua.
Eccoci a un bivio, Gamogna. Abbiamo raggiunto la strada, va giù a Ponte della Valle. Seguiamo, a parte che c'è l'indicazione, seguiamo la strada per l'Eremo. La croce, l'Eremo. Tanto da segnalare che la fontana non c'è più. Questa non ci voleva. Sono arrivato all'Eremo di Gamogna, lì il bivacco è aperto, passerò lì la notte. Allora, quello è il bivacco, qui fortunatamente i bagni sono sempre aperti. Dove c'è? Un lavandino, una doccia chiusa e due water. Wow. Questo è il bivacco, prima c'era un animaletto simpatico dentro, uno scoiattolino, spero che non mi salti in faccia all'improvviso. C'è il camino, il posto dove potersi stendere. Purtroppo ho beccato le suore, mi hanno detto che non posso accendere il fuoco perché è pericoloso, il camino non è sicuro, quindi va bene così. E niente, adesso ho dato una pulita per terra. Confronto al bivacco di ieri, questo non è 5 stelle ma andrà bene per la notte. Buongiorno. Volevo filmare l'interno della chiesa. Le sorelle sono andate via ieri sera, non sono ancora tornate. Vabbè. Comunque, se qualcuno interessa, le liturgie riprenderanno a marzo. Adesso ci rimettiamo in cammino e quindi si va a Acqua Cheta. Adios, ci vediamo presto. Noi andiamo da questa parte. Allora, le recensioni del B&B Gamogna non sono troppo positive, perché il bivacco era molto sporco, pieno di cacche di topo, e vabbè, dentro c'era uno scoiattolo, quindi direi che c'erano anche le cacche dello scoiattolo. E poi stamattina sono lavato la faccia, due cose, e l'acqua è finita nel bagno. E nessun problema se ci fosse stata l'altra fonte d'acqua che c'era prima, solo che c'è caduta una frana sopra, quindi non c'è più. E adesso mi tocca partire con soltanto un litro d'acqua. Ci sono dei cartelli che dicono che il cammino di Dante è modificato per frana. Si doveva andare laggiù, ma in realtà si deve andare di là. Sacco di castagne! La sparano! Andiamo verso il Monte Lavane. Questi scorci sono fantastici. Ok, Toro e Libertà. Ecco cosa vuol dire affrontare il cammino di Dante in autunno. Fangaccio. Comunque, questo vento, fango e questo freschino prende il nome di Poggio dell'Inferno proprio. Mannaia, aia. Ciao, non sei un toro. Poggio Fontanacce. E noi ci siamo. È sempre un piacere, mia cara signora. Bellissima. È stata una salita infinita. Eravamo nel parco delle foreste casentinesi, adesso ora usciamo dal suo confine. Andiamo verso la Colla della Maestà. Si arriva da là, lì volendo c'è un parcheggio, si può parcheggiare la macchina e arrivare alla cascata dell'Acqua Cheta anche da qua. Questa strada sbuca vicino al passo del Muraglione. Se ci sono indicazioni per San Gaudenzio, qui c'è anche il segno. Ciao Molo! Ciao! Penso di aver scoperto perché si chiama Castagneto. Arrivati da là, una bella fontanella funzionante, e entriamo nella civiltà, nel mezzo del cammino di San Gaudenzio, itinerario d'Umberto. Yes, via Trento. Carinissimo che in questa via mettono tutti i versi della Divina Commedia di Dante. Purtroppo il mio cammino finisce qui, a San Gaudenzio.
Spero un giorno di poter continuare l'anello e chissà, magari completarlo. Spero in qualche modo di essere stato utile. Alla prossima! Se vuoi essere sborone, segui Albus Big Five. Yeah.